Quanto è importante questa giornata, questa mattinata di incontri che poi diventa una giornata lavorativa? Ma questo è molto importante perché noi stiamo sollevando oggi un problema che è un problema ed è anche un'opportunità, perché la nocciola rappresenta il cuore ormai dell'economia agricola di questa zona ed è una grandissima opportunità perché è ricchezza del territorio, ma può diventare, se non è già un grande problema, per il tipo di utilizzo che vengono fatti di fertilizzanti chimici di sintesi e di fitofarmaci. Questa è una delle zone che crede maggiormente al discorso della bioagricoltura. C'è ancora qualche però piccolo gradino da dover salire per cercare di far capire ad ampio raggio quanto sia importante proprio questa agricoltura, fra virgolette, diversa. È vero che c'è una consapevolezza abbastanza diffusa, cioè è una zona ricca di aziende biologiche, però c'è molto da fare. C'è molto da fare perché la consapevolezza diffusa su quelli che sono gli aspetti benefici per la salute ma anche per l'economia di un territorio biologico è ancora molto, molto aspra, è una conoscenza ancora tutta da costruire. Quindi c'è un grande lavoro, secondo me, proprio di formazione e anche di informazione dei cittadini su quelli che sono i grandi effetti positivi per il territorio, per i cittadini e anche per l'economia di una vocazione biologica che andrebbe sviluppata. Lei ovviamente, essendo del campo, ha centrato il bersaglio, visto e considerato che ha detto bisogna fare informazioni con i cittadini, e se si parla con qualche cittadino ci si rende conto che la prima cosa che dice è una novità, in realtà sono almeno 30 anni che esiste la bioagricoltura. No, esiste da moltissimo tempo, anche prima. Il problema è che è sempre stata clandestina ed è stata clandestina perché vi sono sempre stati grandi interessi economici, industriali e commerciali che hanno messo ai margini una coltivazione biologica che è una sorta di rispetto della natura. Per noi abbiamo un problema di rinaturalizzazione perché è talmente il degrado che via via si procede che se non si ritorna lì questi territori sono diventati territori senza valore. Noi oggi vediamo il prezzo aumentare, no? Un ettaro oggi costa molto rispetto a quello che poteva costare tempo fa, ma quello è un aumento del prezzo. Il valore di questo ettaro, se continuiamo su questa strada, fra qualche decennio sarà zero, perché noi avremo prodotto un deserto dal punto di vista della fertilità dei suoli, perché questa è la conseguenza della monocultura. L'ultima domanda gliela faccio col sorriso sulle labbra, proprio per sdrammatizzare anche. Io immagino, poi mi dica se è vero o meno, che se lei mette su un banco una nocciola coltivata in maniera bioagricola e scrive nocciola bioagricola e vicino mette una nocciola con la scritta clandestina ed è la stessa nocciola, vanno tutti a prendere la nocciola clandestina. Guardi, è un problema di formazione e informazione per l'appunto, noi dobbiamo cercare di spiegare bene cosa c'è dentro queste nocciole e soprattutto quali sono i residui. Io ho una discussione molto interessante con le organizzazioni professionali perché giustamente dicono che in Italia vi sono ormai dei livelli di residui dei fitofarmaci negli alimenti, nei prodotti alimentari molto bassi e questo è vero, ma se noi prendiamo residuo alimentare per residuo, se noi li mettiamo tutti insieme i residui dei fitofarmaci e dei pesticidi che sono dentro un prodotto, esce fuori una cifra incredibile. Basti pensare, come dicevo nell'introduzione, che ogni anno in Italia si utilizzano 130.000 tonnellate di fitofarmaci e non posso immaginare quante centinaia e centinaia di milioni di tonnellate di fertilizzanti chimici si utilizzino. Tutto questo va nei prodotti alimentari.